Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, buon mercoledì. Allora, oggi siamo venuti a Settimo Cielo e ci siamo solo noi. Noi, io e mia mamma. È tutto vuoto. Però devo cercare assolutamente un bar perché sto morendo di fame e ho anche paura che mi faccia copyright questa canzone. Sono a casa e vi faccio vedere il mio bottino. Sono andata anche da Pepco a prendere il regalino per Leone, il figlio di Filomena. Sapete che ha fatto il compleanno, ha fatto anche il battesimo, però ha fatto un anno. E allora sono andata a prendergli il regalino, domani glielo spedisco. Vi faccio vedere prima il regalino per Leone. Aspettate. Ho preso questo completo composto da pantalone che è fatto così, guardate che bello. Mi è piaciuto un sacco, proprio bellino. Eccolo qua, tutto così. Poi ha anche la magliettina a maniche corte e la felpa uguale, sempre con questi qui sopra. E mi è piaciuto un sacco, subito, appena l'ho visto ho detto no, mi piace troppo. Poi, vabbè, che ve lo dico a fare, è troppo bello quel bambino, veramente sembra Ciccio Bello, secondo me starà benissimo vestito così. L'unica cosa che io ho preso misura 92 centimetri, Leone mi ha detto Filomena veste 86, però io ho preferito prenderla più grande perché così lo può sfruttare di più. Adesso viene la bella stagione, quindi magari non lo mette ancora, per cui ho preferito prenderlo più grande. Spero vada bene, ma penso di sì. Eccolo qua. Poi lo incarto e se riesco vado già domani in posta a spedirlo, se no vado lunedì mattina. Poi da Teddy ho preso, visto che ero con mia mamma, lei ha voluto prendere questi per Marek. Se li ha presi proprio lei, mi ha detto però daglieli a Pasqua insieme all'uovo di Pasqua. E sono tutte queste matite colorate con i vari gommini in base alla matita, ecco qua. L'ha pagato 6 euro. Ho fatto così. Poi io ho preso invece allora della carta, questa qui. Vediamo, vi voglio appoggiare però aspettate. Ecco, vi appoggiate. Allora, ho preso questa carta qui per incartare appunto questo pensierino qua per Marek e anche per incartare il regalino che abbiamo preso io e suo papà per Pasqua. Vi ho detto non voglio fargli l'uovo, quindi alla fine, visto che il topolino Rodolfo ci ha rubato l'idea e gli ha portato il CD dei Me Contro Te e il coniglietto di Pasqua, molto probabilmente gli porterà Pasqualone.
E comunque abbiamo preso una cosina da parte di mamma e papà che sono, non posso dirlo, e vogliamo chiuderlo con questo e farglielo trovare insieme al pascolone. Poi ho preso il cellophane, questo qui, per fare i pacchi trasparenti. Ho preso però questo da questi da Teddy, solo questo ho preso da Pepco, ho pagato 1 euro per la tavola di Pasqua. Questi tovagliolini gialli con le margherite, sapete, ve l'ho detto che sono in fissa con i fiori. Invece da Teddy, sempre per Pasqua, ho preso ad 1 euro questi tovaglioni qua, troppo bellini. Poi per fare i sacchettini di cui vi parlavo, con all'interno i cioccolatini, ve ne parlavo nel video scorso di lunedì. E in realtà non so se questi sacchettini ve li mostrerò nel video di lunedì oppure in questo video. Nel caso ve li avessi già mostrati nel video di lunedì, niente, l'avete già visto. E comunque voglio fare dei sacchettini a forma di coniglietto e poi metterci dentro i cioccolatini e una frase bella, una frase allegra, di speranza, insomma, in ogni bigliettino e poi a Pasqua lo leggiamo tutti insieme. Lo apriamo e lo leggiamo. Ognuno legge il suo. Tutte frasi comunque belle ma casuali che cercherò ovviamente su internet perché non è che me le invento. Poi ragazzi, visto che il mio si è rotto, mi sono presa il cucchiaio di legno, l'ho pagato 2 euro, così dopo lo metto subito, lo lavo e lo metto. Poi ho preso questa fantastica spugnetta che è la spugnetta di cui parlano tantissimo su Instagram, soprattutto sui siti americani, sui profili americani. C'è una ragazza che io seguo, australiana, e lei fa le pulizie in casa delle persone, però fa le pulizie nelle case quelle lì delle persone, magari gli accumulatori seriali o comunque case tanto 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 sporche, e utilizza sempre questa qua. L'avevo presa anche su Temu, però non so, forse non era quella originale, non lo so. Questa la sento un pochino diversa e c'è scritto, adesso ve lo dico subito. Allora, italiano: sono morbido in acqua calda e solido in acqua fredda, posso rimuovere molte macchie con la sola acqua. E sono antigraffio e resistente agli odori. Inoltre ho visto che si può mettere in lavastoviglie, giusto? Risciacquo pulito e può essere igienizzato nella vostra lavastoviglie. Sono sicuro su padelle antiaderenti e altre superfici delicate. Il mio sorriso pulisce entrambi i lati dei vostri pensili. E poi i miei occhi forniscono una presa ergonomica con solo 2 dita. Dietro fatto così, l'ho pagata 4 euro e cioè non la voglio prendere. Si chiama Scrub Daddy. E c'erano anche tutti quei prodotti rosa che penso siano prodotti americani per le pulizie. Non lo so, però non li ho presi perché costavano troppo, sinceramente. Poi magari fanno magie perché ne ho già sentito parlare, però troppo cari e fa niente. Lasciato lì. Poi, sempre per Pasqua, ho preso da mettere anche un po' nei sacchettini, fare più volume, questa paglia colorata, una rosa e un'azzurra, pagata 1 euro l'una. Ho preso poi anche le pile perché quelle che ci sono da Teddy sono buone, costano pochissimo, 1 euro, quindi me le tengo sempre di scorta. Quando vado lì prendo sempre un pacco. Ho preso anche le ricariche per la colla a caldo, per la pistola a colla a caldo. E poi, ultima cosa, ho preso un posacenere per mio marito da mettere qua fuori, visto che utilizzo ancora il posacenere natalizio. Così lo mettiamo ed è agli stessi colori della tovaglia con gli ombrelli. Ecco qua, lo mettiamo lì e può usare questo. Basta, questo è tutto quello che ho preso da Teddy. Adesso metto a posto e ci vediamo dopo. Thank you.
Eccoli qua, li ho fatti tutti, cioè tutti quelli che mi servivano. All'interno ho messo cioccolatini e la frase motivazionale. Ed ecco qua, motivazionale, di fortuna, insomma. Sono miste. Li ho fatti un po' in diversi modi. Dietro ho messo il pompon come la codina, se fosse la codina. Ce l'hanno tutti, ovviamente, però ho girato solo alcuni di loro per farveli vedere. Ecco. Ecco qua. Sono proprio carini. Secondo me è un'idea veramente, veramente carina, anche come idea regalo. Infatti pensavo di farne uno anche per le mie amiche. Mettere dentro dei cioccolatini, magari un piccolo pensiero, non lo so, vediamo. Mi piacciono tantissimo. Come vi ho detto, questi sacchetti li ho visti fare su Instagram in tantissimi modi. Io ho deciso di farli così e poi, appunto, non sapevo come riempirli, oltre vabbè, ai cioccolatini, mettere la sorpresina, non lo so, mi sembrava una cavolata. E ho pensato a questa cosa della frase, come nei baci Perugina, no? Ho pensato a questa cosa della frase da mettere in ogni sacchetto casuale, quindi ognuno di noi capiterà una frase di buon auspicio, portafortuna. L'ho pensata così e mi piace. Niente, fatemi sapere se vi piacciono, fatemi sapere se li rifarete anche voi, fatemi sapere se anche voi li avete visti su Instagram e li avete già fatti per regalarli, boh, ai bimbi, a qualche vostra amica, a qualche vostro parente. Io lo trovo un'idea troppo carina. No, mi piacciono, poi ovviamente li metterò tutti sulla tavola, saranno i nostri segnaposti, diciamo così. Li volevo mettere proprio sul piatto e non so se aprirli prima di mangiare o comunque tenerli lì vicino e poi aprirli quando Marek aprirà le uova, non lo so, vediamo. Non so quanti giorni dopo sono rispetto all'ultima clip e io non ho capito se mio marito ha deciso di portarmi a disperdere o a fare una passeggiata. Sono ancora molto indecisa. Se faccio vedere dove siamo. Mezzo al nulla cosmico. Bellissimo in realtà, però dove? Boh. Guardate. Boh. Io amo la natura. Ed è vero, lo sapete. Mi aspettate? Abbiamo tempo. E dicevo, amo la natura, lo sapete. Ci vivo in mezzo alla natura. Però non so dove sto mettendo i piedi. Nel senso che pure di toccare qualche cosa di strano. Bisce, che ne so. Io se. Ah, una strada. Una strada. Oh, finalmente. Comunque non siamo lontani da casa nostra. Però qui praticamente c'è il fiume e mio marito voleva portare Marek a mettere i piedi sul fiume. Mazza che vento. Ma cos'è? Si vede Marek? Sì, Lo vedi? Amore, da qua dobbiamo passare adesso. Non c'è un percorso alternativo. No, e allora mi devi aspettare. Certo, amore. Dammi la mano. Mamma mia, occhio dove metti i piedi, mami, eh. Sì, Qua non è che ci sono serpenti, bisce. non sono le bisce, le serpenti. No, non ci sono. Papà ha detto di no. È il sentiero, guarda. Papà, papà. Vai, dai la mano a papà, amore, non preoccuparti. Questa collina. Amore, cioè, lasciami piuttosto, se le tue intenzioni sono di disperdermi qui, tu me lo dici, mi lasci, io accetto la cosa, capito? Che non mi sembra una passeggiatina normale. Madonna. No, il bello è che poi dobbiamo tornare indietro. Qua se. Boh. Se ci succede qualcosa non ci trovano mai più. Mamma mia, sto rumore strano. Ma amore, ma veramente io non ci passo di qua, qua. Non arriva più dall'altro lato.
guardare là. Sei felice? Ti piace? Sì. Ti piace? Ti piace? Dopo mi portate in braccio. Siamo tolti le scarpe. Adesso ci bagniamo i piedini nel fiume. Papà, devi bagnarli anche tu. Sì, anche papà se li bagna. Amore, toglitelo il giubbotto. Marek, togli il giubbotto. Sì, perché fa caldo, papà. Io sono in canottiera. Sono congelate, l'acqua del fiume è fredda, praticamente proprio in canottiera. Fa caldissimo. No, amore, no. Piede, una pietra, una pietra, dobbiamo correre in ospedale. Così quindi te la devo prendere, papà. Papà, quindi così devo prenderla. No, tra queste due dita qua. Guarda. I polli, bravissimo, no? Queste due qua, però di piatto. Gli stai insegnando a lanciare bene le pietre. Così, bravissimo. E poi la devi lanciare alla tua. Stiamo tornando indietro, abbiamo trovato un sentiero molto meno, come si dice? No, e come si dice? Ma insomma non è così dove siamo passati prima, ma è un sentiero proprio dove secondo me le persone camminano spesso, spesso. Sicuramente ci camminano di più. Comunque, stiamo tornando a casa. Mare, che è tutto sporco. Amore, lo vuoi mettere giù bottino? Non hai freddo? No? Sei un ragazzo di campagna tu. È bello, amore mio. Io invece, ragazze, ho il braccio bloccato, questo qua. Vi ho detto nel video di lunedì che mi faceva male, poi mi era passato. Invece cosa ho fatto oggi? Mi sono messa a giocare con loro, abbiamo giocato tutti e tre insieme. Transilvania? Vacanze in campagna. In campagna. Vi dicevo, ci siamo messi tutti e tre a giocare, a chi lanciava la pietra più lontano. Io l'ho lanciata con questo braccio che non mi faceva più male, ma ho sentito le stelle, la luna, il cielo, i satelliti. Mamma, che dolore, mi è mancato il fiato dal male. Io mi sa che qua mi devo fare un'ecografia al braccio, altro che fisioterapia, non lo so, c'ho qualcosa. Adesso non mi fa male come prima, però indolenzito. Io di solito con questo braccio, con questa mano tengo anche il telefono. Ora invece lo sto tenendo con l'altra mano perché poi il dolore mi arriva fino alla mano. Che male mi fa. Adesso mia zia mi ha comprato il balsamo di cavallo. Metto di passarmelo dappertutto. Marek, se mi ciacchi, dai. Fatto? No, mi fai male, mamma mia. Dai. Vado. Vi dicevo, mia zia mi ha comprato, mi ha detto ti ho preso il balsamo di cavallo, vedrai ti farà benissimo. Passatelo sul braccio. Amore, ci siamo persi, è vero? No? Io non mi oriento. Comunque passatelo sul braccio, vedrai che ti passa. Adesso me lo vado a prendere, mia zia non abita qua vicino. È vicino a casa mia, comunque siamo a pochi chilometri di distanza. Ora ci passiamo un attimo con la macchina. Poi qua vengono anche le moto, senti, senti! Qua ci sono le moto, vengono a fare non so cosa, come si dice, rally, che fanno? Sentile, sentile. Mio bimbo mi ha preso i fiori, amore mio. Amore, volevi sperdermi? Eh? Non ci sei riuscito, mi dispiace. Volevi liberarti di me, amore? Giorno dopo, ragazze, io volevo chiudere qui il nostro video, ma prima di chiudere questo video volevo mostrarvi il nuovo orologio, che può essere un bellissimo regalo anche per Pasqua, se volete farlo a vostra mamma, alla vostra ragazza, a vostra figlia, non lo so, a chi più vi fa piacere. Ho anche un ottimo codice sconto per voi. L'azienda è sempre la stessa, Parsonver, con la quale collaboro ormai da
un anno, esattamente un anno, e mi sono sempre trovata bene, sapete, metto sempre i loro orologi, mi piacciono, sono comodi, soprattutto sono anche molto economici. Ora vi mostro bene il tutto. Eccolo qui. Allora, io ho messo questo cinturino qua perché mi piaceva tantissimo questo dorato, lo trovo molto elegante, però viene dato in dotazione con due cinturini. Quindi c'è sia questo qui in metallo che vedete qua, che io lo trovo elegante, poi è robusto ed è resistente ai graffi, se no c'è anche quello lì in silicone che ha questa fantasia un po' a righe. Anche questo è molto carino, sempre sul rosa, e volendo in realtà potete cambiarlo con altri cinturini della stessa misura, cioè da 22 cm. Poi ragazze, allora, come gli altri orologi, anche questo lo mettete in carica 2 ore e si carica completamente e vi dura dai 6, scusatemi, dai 7 ai 10 giorni ed è compatibile con gli smartphone come Samsung, iPhone, Huawei e insomma, quasi tutti praticamente. Anche qui vi basterà scaricare l'applicazione tramite il codice QR che vi uscirà appena accenderete l'orologio, selezionate la lingua italiana e poi col codice QR fate la fotografia con il telefono e andate a scaricare direttamente l'applicazione. Allora, è dotato come vedete di ampio schermo con 100 stili diversi e potete anche mettere una fotografia. Io ho scelto questo perché mi piace molto, è quello che mi piaceva di più, però volendo appunto potete mettere anche una foto che avete sul cellulare, il vostro bambino, il vostro marito, il vostro compagno, il vostro cagnolino, il vostro gattino, quello che preferite. Anche questo qui, come l'altro orologio che vi ho mostrato ormai un bel po' di mesi fa, ha le chiamate Bluetooth, ha la chiamata Bluetooth intelligente e ha le notifiche intelligenti. Potete, vediamo se riesco a. Ecco qua, metti a fuoco. Vedete? Ha tutte queste funzioni. Potete ricevere telefonate, non mette a fuoco, potete ricevere messaggi WhatsApp, anche i messaggi di Instagram o di Facebook, insomma, poi lo selezionate voi con l'applicazione. Supporta il monitoraggio di 100 attività sportive, 100 e oltre attività sportive e può monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale, l'ossigeno nel sangue e il sonno. Poi, adesso vi faccio vedere. Allora, le funzioni che ho messo io, però perché non mette a fuoco? Ok. Allora, qui avete l'esercizio quotidiano, i passi, vedete, conta calorie, la distanza e i passi che fate durante la giornata. E ecco qua, passi settimanali, eccetera, eccetera. Poi, qui ci sono tutti i contatti, il registro delle chiamate e la tastiera per poter effettuare la chiamata. Qui ci sono le ore di sonno e vi dice anche quante ore in fase REM, quante ore il sonno leggero, vedete sonno, sonno leggero, risveglio, eccetera, fase REM, però non mette a fuoco. Ok, ecco qua. Ad esempio, qui dice anche l'orario 22:15 e 6:22, l'orario in cui sono andata a dormire e l'orario in cui mi sono svegliata. Poi vi dà anche la frequenza cardiaca, adesso io non lo sto indossando, quindi l'ossigeno nel sangue e io ho messo anche il meteo. Ovviamente, dico ovviamente c'è un codice sconto, l'azienda mi ha rilasciato per voi un codice sconto del 50%, quindi me lo sono scritto perché altrimenti me lo dimentico. Al posto di 60 euro questo orologio qui lo pagherete 30 euro con il mio codice sconto che è Chiara50R, ve lo lascio scritto qua e ve lo lascio anche qua sotto in info box, vi lascio il link per poter andare sul sito di Parsonver. Date dritti a questo orologio e vi lascio il codice sconto scritto. Allora, adesso lo indosso di nuovo. Voglio farvi vedere l'ultimissima cosa. Aspettate che ve lo sistemo. Adesso provo a telefonarmi con il telefono di mia mamma e vi faccio vedere. Allora, non posso rispondere perché se rispondo mi si stacca il telefono. Io con il telefono ci faccio i video, quindi se ricevo la chiamata il video si stoppa, per cui non posso rispondere, ma voi sentirete
quando risponderete all'orologio, sentirete la persona che parla proprio sul vostro orologio. È comodissimo quando guidate. Allora, a me mi si è rotto il Bluetooth della macchina, non so come sia possibile. Quindi, da quando ho questi orologi, perché questo non è il primo che mi manda l'azienda, come sapete, questa non ve l'ho detto forse fino adesso, è una collaborazione. Quindi non è il primo che l'azienda mi manda. Da quando ho questi tipi di orologi, non mi sono neanche interessata più di tanto nel sistemare Bluetooth in macchina, perché tanto io rispondo così dall'orologio e mentre guido parlo e la persona mi sente, non devo ovviamente prendere il telefono. Comunque mi faccio un attimo una chiamata e vi faccio vedere. Inoltre c'è anche il trovatelefono, se è collegato col Bluetooth, avete perso il telefono, lui ve lo trova. Ragazze, io ora chiudo qui questo video nella speranza che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo venerdì con un nuovissimo video. Ciao!